Alle falde del Vesuvio, sul versante sud-orientale del vulcano, sorge Terzigno. Tra la pianura e la collina, la cittadina si estende nella bellissima area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Il comune di Terzigno nasce nel 1913, distaccandosi dal comune di Ottaviano. Era abitato già in epoca romana e questo è evidenziato dal rinvenimento all'interno di Cavaranil di tre ville rustiche. Quindi possiamo già dire che era una costola di Pompei. Terzigno è molto semplice raggiungerla. La strada del Vesuvio è la 268, che è un'apposita uscita. L'uscita dell'autostrada per Torre Annunziata, che poi segue la via panoramica, ed anche la circumvesuviana. La fertilità di queste terre scrive di fatto, sin dall'antichità, la storia di questi luoghi, tanto amati dagli aristocratici, della vicina città di Pompei. Terzigno era famosa nel mondo per la sua economia agricola, infatti il vino era famosissimo e anche una storia millenaria, quindi l'economia si è sempre basata sull'agricoltura. Negli ultimi periodi finalmente si stanno riscoprendo le nostre origini, tant'è vero che c'è stata la costituzione di un consorzio, il Gal Vesuvio Verde, dove finalmente la Regione Campania ha riconosciuto a tale struttura un finanziamento intorno ai 10 milioni di euro per poter investire, quindi per dare supporto alle tante aziende agricole che insistono sul territorio e finalmente di far riscoprire e ritornare a quella che una volta era la parte migliore dei Campania Felix. Varie campagne di scavo, intraprese tra il 1981 e il 2011, hanno riportato alla luce la magnificenza di questi luoghi. Oggi i reperti ritrovati tornano a casa per essere ammirati nella loro terra, custoditi tra le mura del MAT, Museo Archeologico Territoriale di Terzigno. Varchiamo la soglia. Inizia il viaggio a ritroso nel tempo. Pannelli ricchi di informazioni e ricostruzioni grafiche aprono il percorso, illustrando perfettamente il contesto storico in cui si collocano i sorprendenti ritrovamenti dell'area della Cava Ranieri. Rinvenimenti pittorici, decorazioni e manufatti ci narrano dell'antica prosperità di questi luoghi. Nel Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, il MAT, sono presenti degli affreschi molto interessanti provenienti dalla Villa 6, che è la più ricca e più ampia ritrovata finora. Infatti qui troviamo degli affreschi molto interessanti inquadrabili nel secondo stile, che sono stati seppelliti dall'eruzione 79 d.C. Un affresco ritrovato in un cubicolo della Villa 6 raffigura un classico esempio di utilizzo della prospettiva. Infatti ci sono queste colonne che si stagliano, che formano l'ambiente, lo suddividono in cinque parti. E frontalmente ci stanno appunto queste colonne che sono perfettamente frontali. Poi, ai lati, se andiamo a vedere soprattutto in alto, dove termina la decorazione pittorica, ci sono queste mensole appunto che convergono verso il centro, dove creano l'effetto di prospettiva e di profondità. Questo poi ci sta l'utilizzo anche del colore lapislazzo. Lapislazzo che era appunto un colore utilizzato molto raramente in passato, perché è appunto molto costoso. Questi affreschi poi sono riferibili anche a quelli presenti ad Opronti, nella villa di Poppea, in cui ci sono anche raffigurazioni poi del Dioniso. Ci sta un affresco in cui la figura di Dioniso, molto rovinata, si nota appunto su questa colonna stagliata in alto, questa colonna che si trova all'interno poi di questa struttura architettonica, che grazie agli effetti sempre di prospettiva illusionistici ci dà l'idea che si tratti di un cortile che sta proprio al di là proprio di una cancellata. Quindi Dioniso è molto presente all'interno appunto di queste raffigurazioni, perché parliamo comunque di aziende vinicole dove era molto vivo la cultura del vino. Sala dopo sala si lasciano ammirare i preziosi reperti rinvenuti nelle altre ville della stessa area. Nella sala numero 2 invece abbiamo alcuni reperti provenienti da tutte e tre le ville, reperti comunque di uso agricolo come una zappa, una falce, ma anche anfore da trasporto, quindi per sottolineare l'utilizzo che veniva fatto quindi in agricoltura in queste ville rustiche, ma anche splendidi oggetti come un'antefissa e un gocciolatoio in terracotta che servivano come decorazione della Villa 1, quindi per sottolineare la ricchezza del proprietario. La tradizione vitivinicola ci accompagna dai fasti dell'età romana al XVIII secolo.
visitiamo la magnifica villa di scuola vanvitelliana nel cuore della città. Questa era una zona dove la coltivazione dei vigneti si estendeva per tutto il territorio e queste ville nascevano proprio con l'obiettivo e con lo scopo di poter gestire questi vigneti e soprattutto diventavano dei centri di produzione del vino. Queste ville in realtà erano adatte alla produzione del vino e quindi le cantine che c'erano all'interno di queste ville erano delle cantine molto molto grandi che servivano appunto per contenere tutta la quantità di vino che si produceva, ma soprattutto erano delle cantine che erano costruite in maniera tale da poter rimanere alla stessa temperatura all'interno della cantina nei vari periodi dell'anno. Nello specifico di questa villa la cosa più bella ed importante e storica che noi possiamo ammirare è soprattutto questo torchio cosiddetto quercia vinaria, perché in realtà è stato realizzato proprio con un tronco di quercia, addirittura anche con le radici, e le radici in realtà servivano a creare il contrappeso a questo torchio. È uno dei pochi esemplari che si è conservato in zona, è veramente un torchio da ammirare, preziosissimo, che ci racconta un pochino anche la storia del territorio. La passione per il mondo del vino scorre nelle vene degli imprenditori che con i loro nettari esportano le bellezze di questa terra oltre i confini nazionali. Questa terra così generosa ci consente di avere delle produzioni speciali apprezzate in tutto il mondo. Non a caso, quotidianamente noi abbiamo la visita di decine e decine di stranieri che vengono dagli Stati Uniti, dalla Cina, ma da tutte le parti del mondo ad apprezzare quello che è il nostro territorio e soprattutto a degustare le nostre eccellenze agroalimentari. In questa azienda noi facciamo innanzitutto la produzione di quello che è il vino del Vesuvio, che è un vino che ha una storia millenaria ed è un vino speciale, particolare per le condizioni speciali che si verificano su questo territorio. In primis quello che è, diciamo, il terreno, che è la lava del Vesuvio, la terra nera, che è un terreno così speciale, ricco di minerali, attraverso il quale si ottiene appunto, si dà vita a questa viticoltura così apprezzata nel mondo. Ma vi sono diversi fattori che in questo territorio rendono il vino speciale. Abbiamo per esempio la possibilità di godere di questo vento che arriva dal mare, che influisce appunto sulla maturazione dell'uva e sulla maturazione di un altro prodotto fondamentale di questo territorio, che è il pomodorino del Piendolo. Circa 200 anni fa il vino del Vesuvio ha vinto un premio a livello mondiale. Quindi qualcosa in questa terra di particolare per produrre qualità la ritroviamo anche nei secoli scorsi. Il mondo di oggi ci trasmette questa qualità proprio dovuta alle eruzioni vulcaniche. Dobbiamo riconoscere il lavoro che ha fatto negli ultimi 5 anni il consorzio di tutela, giusto per far venire fuori una esatta produttività con dei criteri di qualità. È la garanzia che diamo al consumatore che se compra una bottiglia di vino del Vesuvio, il famoso Lacrima Christi che ha questa denominazione, ha questa storia alle spalle di 2000 anni, ha la certezza di bere il bicchiere di vino del Vesuvio originale. Terzigno è la cittadina dei colori dell'arte contemporanea, quella magistralmente espressa dal maestro Salvatore Emblema. Siamo al Museo Emblema, un museo d'arte contemporanea che esiste dal 2001. Nasce come casa museo, ma in realtà nasce ancora prima da un'esigenza di mio nonno, l'artista a cui è dedicato questo museo, di aprire le porte della sua casa alle persone. Siamo nati come casa museo, ma negli anni abbiamo iniziato a capire che un museo per vivere deve avere una mission forte. A quel punto abbiamo sviluppato la nostra vera vocazione, che è la didattica dell'arte contemporanea. Quindi fondamentalmente oggi il museo è in grado di offrire uno dei dipartimenti didattici più efficaci forse del sud Italia, e questo ci permette di avere circa 6.000 presenze l'anno. Dopo tutto quanto avete visto, è evidente che l'obiettivo è quello di dare e ridare un'immagine di Terzigno che si allontani invece da quello che negli ultimi anni, per troppi anni,
è stata Terzigno, più in generale la Campania nell'immaginario collettivo. Adesso noi vogliamo ridare una nuova fotografia a questo paese, che abbandoni appunto i colori grigi e che invece possa rendere viva quella che è la nostra cittadina attraverso gli splendidi colori del meraviglioso Museo Emblema, attraverso l'immagine del neonato MAT, Museo Archeologico del Territorio di Terzigno, che ci consente di riappropriarci di un'identità storica, culturale e perché no sociale del nostro paese. L'invito è quello di venire quanto prima a Terzigno, perché è una storia fantastica, delle location davvero invidiabili, ma soprattutto per capire quanto sia meravigliosa la terra vesuviana. Terzigno è l'appuntamento irrinunciabile con l'arte e l'archeologia, è la città della bellezza, è terra dell'antico vulcano, è la culla dell'ottimo vino.